Per la tredicesima volta Arezzo ospita Agritour, il salone dedicato all'agriturismo, perché sempre di più si sente la necessità di un turismo rurale. Infatti le aziende agricole trovano molta convenienza non soltanto nella produzione tradizionale ma anche nell'accoglienza dei turisti. Per questo è presente anche il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che proprio qui ha uno stand e che naturalmente è impegnata nell'organizzazione, nella regolamentazione del settore dell'agriturismo, come sentiamo proprio dalle parole di Giuseppe Cacoperdi, direttore generale del Ministero. Nel 2001 prevedemmo un allargamento della definizione di impresa agricola, stabilimmo che l'attività connessa ma che sempre fa parte dell'attività agricola è tutto quello che l'agricoltore può offrire con l'utilizzo prevalente delle proprie risorse, delle proprie attrezzature. Questo è un modo, cioè, di mettere a frutto una organizzazione che non è solo aziendale e produttiva, ma come è noto è particolarmente ecologica, è inserita nel territorio, è legata alle tradizioni enogastronomiche, e quindi tutto questo solo per la produzione agricola poteva essere sottovalutato. Invece in questo modo abbiamo trovato una soluzione che non solo, tra l'altro, arricchisce il reddito dell'agricoltore, ma ci permette a noi come italiani di offrire al mondo, come si vede qui ad Agritour in questa eccezionale fiera dell'agriturismo italiano, il meglio di quello che possiamo offrire. Le nostre tradizioni, cioè della cucina e dell'agricoltura, ma anche della cultura, dell'ambiente, dell'arte. Proprio in occasione di questa fiera abbiamo mostrato il logo dell'agriturismo italiano. Cioè abbiamo lavorato con le regioni proprio per armonizzare la disciplina e introdurre delle regole, per cui adesso ogni azienda agrituristica avrà il logo Agriturismo Italia e avrà anche le stellette come gli alberghi, da 1 a 5 stellette a secondo il livello di organizzazione. Ci sono le regole che tutti conoscono, cioè che al 51% l'attività dell'azienda deve essere ancora agricola e quindi l'attività di ricezione e di accoglienza deve essere minoritaria, però ci sono delle regole di qualità che devono essere rispettate. Il turista potrà, collegandosi col nostro sito, avere tutte le informazioni per scegliere con coscienza un servizio di qualità. Oggi noi siamo qua nel mondo dell'agriturismo, nell'universo dell'agriturismo, per presentare il nostro progetto Land of Stories, che sicuramente cerca di innescare delle filiere fra il mondo dell'agroalimentare, il mondo del turismo e il mondo della cultura. Sono tutti elementi che si intersecano e portano sviluppo a livello territoriale. C'è stato uno sviluppo a metà anni 80, adesso c'è una crescita culturale, una crescita di diversificazione. Abbiamo degli esempi di agriturismo dove c'è un recupero della tradizione, un recupero della cultura, una memoria collettiva che con l'agriturismo viene ripresa e viene valorizzata. Abbiamo delle grandi realtà e degli elementi di innovazione che sono in questi agriturismi, sia nella parte nord, nella parte centrale e nella parte di Matera. Ognuna di queste realtà si sta sviluppando e si sta connotando con il territorio di appartenenza. La conclusione di questa giornata viene dalla parte politica del MIPAF, del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il Vice Ministro Olivero, che rappresenta qui anche la volontà di portare avanti questo discorso importante sia da un punto di vista agricolo che sociale. Certamente, noi crediamo fortemente che l'agricoltura sociale sia una risorsa straordinariamente importante, soprattutto in questo momento. In queste settimane nelle quali costantemente vediamo il nostro territorio messo a duro repentaglio da continue alluvioni, da situazioni drammatiche, e nel momento in cui sentiamo la crisi molto forte, noi sappiamo che l'agricoltura può diventare una risorsa di custodia del territorio, risorsa di ricostruzione di welfare,
far laddove appunto noi sappiamo dare opportunità alle nostre imprese agricole per svolgere anche queste funzioni. Questa volontà c'è, noi la sentiamo nel mondo agricolo, dobbiamo mettere nelle condizioni tutti di poterlo fare. Ecco, e soprattutto qui che si parla di agriturismo, quindi dell'insieme, del momento in cui agricoltura e attività turistica si fondono. Certamente l'agriturismo è stata la prima e più importante forma di apertura del mondo agricolo all'esterno. In qualche misura ha fatto sì che i cittadini, anche quelli più lontani, potessero comprendere la portata, la bellezza, l'importanza dell'agricoltura italiana. Noi vogliamo, nel momento in cui andiamo a scommettere su un'ulteriore crescita di qualità, sempre di più sostenere questo settore che è a cavallo appunto tra un'agricoltura di eccellenza e una promozione complessiva del nostro territorio.